Itelium Arena di Varese, tutto esaurito per Open Job Metis Umana Reyer Venezia. Buon pomeriggio a tutti da Roberto Gotta, una delle partite più importanti di questo turno, una delle partite più attese anche per la forma recente di Varese dall'arrivo di Nico Mannion, tre vittorie consecutive, eccolo qua Nico Mannion in campionato, la vittoria anche infrasettimanale in Coppa contro l'Oradea, mentre Venezia tuttora in testa alla classifica. Oggi da valutare anche il risultato della partita successiva, la vedrete sempre tu da Zone, tra Brescia e Treviso. Venezia ha perso la prima partita in casa, intanto i risultati già della partita di ieri e di oggi: 99-82, nette vittorie, Cremona su Trento e Sassari su Pistoia. Pistoia ultima classificata alla Final Eight di Coppa Italia, Final Eight alla quale Venezia arriva invece come testa di serie, prima volta dal ritorno di Venezia in Serie A nel 2011-2012. Ecco appunto la classifica, tutte le squadre ovviamente tranne 4 hanno giocato 15 partite, termine del girone di andata. Brescia in testa con Venezia, valuteremo chiaramente alla fine di questa giornata, con poi l'ultima partita domani tra Bologna e Brindisi, la Virtus che, avendo avuto l'impegno non di successo in Eurolega l'altro giorno, chiaramente può posticipare. Giornata molto importante, è stato evidenziato da molti media, questo è un elemento molto particolare, anche perché la Braille Night, ne parleremo tra poco, qua la grande novità con numero 3 dell'Umana Reyer Venezia, Maximilian Heidegger, playmaker e guardia, vedremo come sarà abbinato anche nel settore piccoli di Venezia, figlio di Klaus, che chi fa parte di una generazione non di giovanissimi come il sottoscritto, Klaus l'ha visto scendere parecchie volte, grande slalomista a livello di Coppa del Mondo. Questa è Varese con gli inserimenti, ormai non più una novità chiaramente, Skyler Spencer, il numero 7 Nicolò Mannion, protagonista delle ultime gare, e il resto della squadra che ha avuto chiaramente anche la qualche partenza come quella di Vinny Shahid, allenatore Tom Bialaszewski, una squadra molto molto in forma nelle ultime partite. E torniamo all'atmosfera della Itelium Arena, ecco la presentazione della squadra, qui siamo ovviamente con Venezia, con Kyle Welcher, e qua la presentazione tra poco della Open Job Metis Varese, ve la lasciamo ascoltare e vedere. Thank you.
Lo slogan pluriripetuto e adesso l'inno nazionale a cantarlo, la tredicenne Nicole Malizia, ipovedente in tema con questa serata di grandi, grandi, grandi contributo sociale. Grande atmosfera per questa partita, grande momento, adesso lo scambio di saluti. Molte energie in Eurocup, ma volete rimanere in testa alla classifica ovviamente. Quali sono le chiavi del match? No, siamo arrivati per giocare una partita molto difficile. Ho capito che Varese adesso ultimamente gioca molto meglio, soprattutto da quando è arrivato Nico Mannion, però noi dobbiamo giocare il nostro pallacanestro e provare a vincere ancora una. Sarà il debutto per Heidegger quest'oggi, cosa si aspetta da lui? Penso che con Cabenghele e Heidegger ci vuole un po' di tempo, però questo non è scusa, anche se non sono 100%, noi vogliamo giocare la nostra partita e vincere partite. L'intervista di Carlo Ferrario a Neven Spahia, l'allenatore della Umana Reyer Venezia, di cui tra un attimo dovremo vedere il quintetto iniziale. Marco Spisso quindi giocherà con Rajon Tucker, giocatore del mese di dicembre, Jordan Parks, Amir Sims, e chiude il quintetto a medio tessitori, centro, e quindi Cabenghele e Heidegger li vedremo nel corso della partita. Adesso Tom Bialaceschi, l'allenatore di Varese. Le partite sono arrivate 4 vittorie, siete in fiducia, le chiedo cosa serve per affrontare Venezia, una squadra che vuole rimanere in cima alla classifica. Coach, you won the last 4 games, your confidence is growing. What do you need to face Venezia, a team that wants to protect the first place? Yeah, Venice is a very good team, and I think the important thing is that we continue to play the way we've been playing and with confidence and trusting each other and doing what got us to this this moment. Sanno che Venezia è una squadra forte e loro devono giocare come sanno, rimanere in confidenza e giocare la loro pallacanestro. Un altro sold out alla Itelium Arena, le chiedo se sarà il sesto uomo in campo. Another sold out here, the fans will be the sixth man on the floor. Yeah, it's last couple of games it's been really, it's gotten pretty electric in here, and you know, I think for the first time this year we've given them things to cheer about, and we hopefully we can do that again tonight. Già nelle ultime partite si sono rivelati molto energici i tifosi e spera che sarà così anche questa sera. E allora il quintetto per l'Open Job Metis con Nicolò Mannion, Olivier Hanlan, ovviamente grande beneficio anche per il canadese dall'arrivo di Nico Mannion, 20 punti per Hanlan nella vittoria di Treviso. Gabe Brown e Skylar Spencer, con Spencer è aumentata
la media di rimbalzi catturati da Varese, questo è molto importante chiaramente per il tipo di gioco della squadra. Siamo a 39 rimbalzi di media tra la dodicesima e la quindicesima giornata, era 34 tra la prima e la undicesima, e anche questo aveva impedito a Varese di correre, di impostare il suo gioco, tanti tiri da tre anche in transizione e poca paura. Poca paura che in alcune partite era diventato, e ovviamente c'è stato anche qualche brontolio verso coach Bialaszewski, era diventato quasi azzardo, quasi giocare senza controllo, quando poi un pizzico in più di controllo è arrivato, qualche rimbalzo in più è arrivato, qualche pallone in più è arrivato, i risultati si sono visti. Tra l'altro ricorderete i 70 punti segnati nel primo tempo in casa da Varese contro Reggio Emilia. Due delle ultime tre vittorie sono arrivate con oltre 100 punti segnati, e anche questo è un segnale dell'ingranaggio che ha preso a girare molto meglio con l'arrivo di Mikko Maignan. Mikko Maignan che ovviamente è il giocatore anche oggi più atteso, 4 partite compresa la Coppa, 25 di media, 4,4 assist, il 52,7%. Ray John Tucker, giocatore del mese per la Serie A, Unipolsai per dicembre, e sentirete in sottofondo il clima molto 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 intenso della Itelium Arena. Siamo alla palla 2, Tessitori e Spencer, e inizia la partita, 16ª giornata, prima di ritorno, palla che un pochino rimbalza, viene presa alla fine da Aspissu, marcato da Maignan, primo accoppiamento difensivo abbastanza prevedibile, e qua Tucker molto pericoloso in penetrazione, ma anche difensore, giocatore spettacolare. Tessitori, che in campionato può tornare a avere la maglia numero 00, in Coppa l'avete vista con la 1. Region Tucker, step back, tiro da tre punti, niente da fare. Tessitori contende il rimbalzo, riesce a ottenere la rimessa facendolo rimbalzare sulla caviglia di Skylar Spencer, giocatore nato a Englewood, quindi nel quartiere dove sorge e sorgeva il Fabulous Forum dei Los Angeles Lakers. Ancora l'attacco con il pallone in post basso, semigancio a segno da parte di Sims, importante anche per Sims l'arrivo di Kabengele, Nfiondu Kabengele, proveniente dal campionato greco, che aveva già affrontato tra l'altro italiane in Coppa. Palla persa da Varese con Spissu a guidare Tessitori, e ancora Tucker che tocca veramente tanti palloni, il blocco di Tessitori che va poi a ricevere sul movimento difensivo incompleto, appoggia male, c'è una nuova opportunità per Varese. Brown, la tripla mancina come sempre, giocatore importante Gabe Brown. Giocatore del Michigan con una storia particolare, vedremo se ci sarà modo di raccontarla durante la partita. Movimento molto esterno da parte di Venezia con Tucker che attacca il canestro, Tessitori tripla con i piedi per terra, rimbalzo lungo catturato da Parks, quindi nuova opportunità per Venezia, post basso, gira sul piede perno Parks appoggiando con la mano sinistra, quarto punto per Venezia che ha iniziato bene, opportunità offensive aggiuntive con due volte un secondo pallone da giocare. Adesso Mikko Maignan, la penetrazione, lo scarico, la tripla, McDermott, piedi per terra, sbagliata, rimbalzo di Tucker. Ancora Parks, buona palla sotto, ancora Tucker riceve la tripla, piedi per terra, 7-0. Partenza eccellente di Venezia, probabilmente il dettame, ma è fin troppo banale dirlo, di fronte a un'arena piena come questa, un entusiasmo come questo, iniziare bene per entrare in partita e non concedere a Varese di avere il sesto uomo, come ha opportunamente chiesto Carlo Ferrario prima a coach Bialaszewski. Intanto una biciclettata in aria da parte di Mikko Maignan. Immediatamente però corre da una parte all'altra del campo molto bene Tessitori. 9-2, immediato il canestro di risposta, Maignan tripla quasi in tuffo, chiede il contatto, primo canestro di Mikko Maignan in questa partita.
E l'iniziativa adesso, primo canestro da tre ovviamente di Mannion in questa partita. Tucker, la difesa molto intensa su di lui da parte di McDermott, uno contro uno. Tucker accenna lo step back, va in penetrazione, il fallo su di lui da parte proprio di Sean McDermott. Vedete i nomi della squadra, i nomi dei giocatori sulle maglie di Varese in questa Braille Night, in onore di Louis Braille, che due secoli fa inventò la scrittura che permette a non vedenti e ipovedenti di avere un contatto maggiore con il mondo intorno, la lettura, ovviamente poi tutto molto raffinato con il passare del tempo. Molto bella, a mio avviso, questa iniziativa di Varese. A livello, a titolo assolutamente personale, 5 anni a un liceo che ho frequentato, era quasi di fronte a un istituto per ciechi, e potevo vedere quotidianamente le difficoltà delle persone, la cura verso queste persone. Un'iniziativa che trova ancora di più per quello che può contare la mia approvazione. Intanto il canestro con fallo subito, Spencer. Buon passaggio schiacciato, buon equilibrio del corpo, il settimo punto per Varese, restano sette, non molto preciso questo tiro libero aggiuntivo di Spencer. E adesso ancora post basso per Sims, il tiro di appoggio sbagliato, il fallo che è stato fischiato a Brown, che lamenta e non ha forse tutti i torti dal punto di vista proprio dell'impostazione, un eccessivo uso dell'avambraccio e del gomito sinistro da parte di Sims. Amir Sims che sbaglia però il primo tiro libero. Nata Palmyra in Virginia, 23 anni. Giocatore con una eccellente carriera al college a Clemson nel 2019-2020, Amir Sims è stato il miglior giocatore di Clemson in 5 diverse importanti categorie statistiche. L'attacco intanto di Brown arretra, il tiro ancora con la sua eccellente mano sinistra, e il canestro per Varese che dopo il parziale iniziale è rientrata in partita con efficacia, ritrovando la fluidità. Tanto come vedete il pallone è toccato molto esternamente all'arco dei tre punti, principalmente da tre giocatori di Venezia, e poi Sims però si sposta sempre in post basso, efficacissimo con queste conclusioni. Ha iniziato molto bene, come dicevo, l'ex giocatore di Clemson University, ACC, grande conference. Brown, la tripla sbagliata, pallone toccato da Spencer in mezzo a due, non viene recuperato. Ancora lob, e questo è un matchup del quale Varese dovrà tenere conto, perché per l'ennesima volta, tanto Brown vedete, va direttamente in panchina avendo commesso un altro fallo, e questo è un matchup, quindi un confronto che rischia di diventare un mismatch, ovvero un confronto impari. C'è differenza di solidità fisica, non questione di statura proprio, tra Brown e Sims. I due falli per l'ex giocatore di Michigan State University, che è in panchina, chiaramente ha scelto il punto giusto del campo Venezia in cui attaccare. Tanto Sims segna il 15° punto per Venezia, 15-9, 15 punti in 5 minuti per Venezia. Mannion arretra, la tripla sbagliata laterale, rimbalzo di Parks. Vediamo Tucker, non ha lo spazio per attaccare al canestro, torna con spisso a destra, Sims dal lato sinistro, movimento di Parks elegante, tiro sbagliato e il fallo di Tessitori a rimbalzo, primo fallo. Fallo che è iniziato nel momento in cui l'inquadratura era sul pallone nella parte alta.
Iniziativa lungo la linea di fondo con lo scarico per McDermott, allora ancora l'errore, il rimbalzo di Cavenghele e passi dall'altra parte di Parks in ricezione. E qua Olivier Hanlan, che aveva effettuato il passaggio nell'azione precedente. Campo anche James Young, giocatore arrivato a stagione iniziata da Treviso, dove aveva iniziato l'annata in maniera non particolarmente brillante. Ancora una tripla nel puro stile varesino, senza particolari indugi da parte di McDermott, che adesso recupera la posizione difensiva. C'è il cambio, Tucker arcobaleno, sbagliato, un tocco, un altro tocco, pallone vagante recuperato da Cavenghele, giocatore che ha anche un passato NBA. Il blocco per la tripla a segno da parte di Spissu, buon blocco, letta immediatamente la situazione dalla point guard anche della nazionale italiana. D'altra parte Mannion, il tocco di Spencer o Mannion, non ho visto chi dei due sia arrivato a toccare per ultimo. Il dato che conta però è il pallone in possesso ancora di Venezia, 18-9, nuovo allungo dopo l'avvicinamento di Varese. Parks il post basso contro Hanlan, scelta ovviamente saggia dal punto di vista tattico. Ancora un canestro in post basso per Venezia, c'è il time out chiesto da coach Bialaseschi, time out direi abbastanza obbligato e obbligatorio in questo momento. Ecco quanto avvenuto, e c'è anche in questo caso, come in un paio di occasioni precedenti con altri giocatori, una differenza di statura, di impatto fisico, di abitudine a questo tipo di movimenti che ha premiato Parks. Questo invece è il time out dell'Open Job Metis. Varese sta tirando con il 13% da tre punti e questo già da solo spiega un pochino lo scarto. Due su quattro da tre e già 12 rimbalzi per Venezia, che da questo punto di vista è la squadra migliore del campionato, 38,5 rimbalzi di media. Chiaramente poi tutto va ricalcolato sul numero di possessi per indicare appunto quanto sia efficace relativamente al numero di palloni disponibili. Il numero assoluto dice Venezia numero uno, e lo sta dimostrando in questa partita con un netto vantaggio a rimbalzo. Quindi minori opportunità offensive per Varese sui tanti errori. Ancora da tre, ancora McDermott, ancora sbagliato, siamo a 1 su 9 per Varese. Intanto avete visto che è entrato Wilcher, eccellente partita in settimana in Europe Cup contro il Besiktas. E inizia Kyle Wilcher con una tripla, e chi ha una certa età ricorda benissimo il padre, che ha giocato anche a Brescia, ma è stato anche per l'aspetto fisico, con capelli ricci, un personaggio un po' particolare, uno dei nomi importanti del basket di una trentina di anni fa. Alan, pericolosità centro area, l'appoggio però al canestro sul tentativo di Cavenghele. E l'11° punto di Varese, che ci ha messo però quasi 8 minuti ad andare in doppia cifra. Eccolo qua Wilcher, la sua versatilità in mezzo all'area, va a sfidare Young. Tanti mismatch utilizzati fino a questo momento da Venezia, che sta giocando una partita molto intelligente. Lan ancora a segno, dà la carica ai suoi, che è accaduta abbastanza spesso in questa stagione. 25-13 però, doppia cifra di vantaggio, e ancora una volta un'opportunità creata per Wilson, uno contro uno, gli dà il vantaggio fisico su Young, qualche difficoltà, buona difesa di Young che però culmina in un contatto falloso, e sono abbastanza evidenti i punti sui quali Venezia sta attaccando Varese.
Abbiamo visto pochissime conclusioni dall'arco e tantissime azioni come questa dai due lati dell'area dei tre secondi, di uno contro uno, spalle a canestro, superiorità fisica, e quando non è canestro a volte è anche fallo, semplicemente fallo. Kyle Wiltshire, eccolo qua in lunetta. Nata a Portland, 31 anni, ha portato il Jesuit High School a tre titoli consecutivi dello stato dell'Oregon, McDonald's All-American Game nel 2011 a Chicago, Hoop Summit a Portland, praticamente a casa, del resto sponsorizzato dalla Nike che è di quelle parti, e poi Jordan Brand Classic a Charlotte, University of Kentucky e poi Gonzaga, più vicina a casa. Lo scarico in angolo, la tripla, piedi per terra per Davide Moretti, a segno dopo un lunghissimo digiuno per Varese da oltre l'arco. Importante questo canestro di Moretti, ma ancora un'operazione in post basso, questa volta era Tucker, il rimbalzo, ancora palla a Moretti. È entrato anche Ulaneo, lo vedete, un'altra tripla, due consecutive per Varese, due consecutive per Davide Moretti, immediatamente rientrata in partita, Varese è questa. E intanto c'è il fallo in attacco, non gradito assolutamente da coach Spahia. A colloquio con Rajon Tucker. E il fallo di Wiltshire, Tucker ha anche subito tra l'altro le conseguenze del contatto del compagno di squadra. La rimessa per Varese che in un attimo ha segnato 6 punti. E ha affidato adesso il trattamento di palla a Librizzi, ancora una tripla, ancora Davide Moretti, 3 su 3 in un minuto e mezzo, e Varese completamente rientrata in partita. E vedremo se con tra l'altro De Nicolao in campo, ex di Varese, se Venezia si affiderà ancora all'iniziativa in post basso, e Tucker proprio contro Librizzi, solito vantaggio dal punto di vista fisico, il fallo di Matteo Librizzi. Ma la fiammata di Moretti con le tre triple consecutive ha riportato il pubblico e Varese in partita. Le partite le vincono le squadre in campo, le vincono i giocatori, le vincono gli allenatori, non le vince mai il pubblico, ma è una componente che chiaramente può dare una carica in più, specialmente in giornate come queste, la prima della classifica contro la squadra forse più in forma del campionato nelle ultime 3 settimane, proprio Varese. E di fronte appunto a un tutto esaurito Rajon Tucker, ex giocatore di football, si è concentrato sul basket alla Northside Christian Academy, un liceo, ma il padre era stato giocatore di football a livello di college. ...22 a 29, 32 secondi alla fine del primo tempo, è proprio Moretti in possesso di palla, Young, la tripla sbagliata, il rimbalzo poderoso da parte di Cabenghele. E adesso Wiltshire ancora contro Young in post basso, è pronto Ulaneo a dare un aiuto sul movimento di Wiltshire. Ecco l'appoggio a canestro sbagliato, Cabenghele, buon rimbalzo offensivo, canestro e fallo anche subito da Ulaneo. Uno dei motivi per cui Venezia ha preso Nfiondu Cabenghele è la potenza a rimbalzo, la capacità di trovare l'appoggio e anche in alcune circostanze iniziative fronte a canestro dalla media distanza con palla messa a terra, non è la sua specialità, ma è un tipo di soluzione sulla quale ha cercato di lavorare fin dai tempi della NBA. Cabenghele però non ha segnato il tiro libero, 3 secondi alla fine, linea di fondo, qualche difficoltà, Ulaneo deve tirare in acrobazia sbagliando. Primo tempo, primo quarto vorticoso in alcuni momenti con la rimonta a un certo punto di Varese, ottima partenza e buona conclusione da parte di Venezia. Qua stiamo proprio per vedere le prodezze di Davide Moretti, 3 triple consecutive.
che hanno completamente riportato in partita Varese prima dell'ultima fiammata. Le statistiche del primo quarto: aveva iniziato con 1 su 8 da 3 punti Varese, come vedete 3 su 5 successivo, tutti i tiri da 3 a segno da parte di Davide Moretti. Come vedete la situazione a rimbalzo è ancora deficitaria per Varese, nessun rimbalzo offensivo e quindi, come si diceva prima, meno opportunità in occasione dei tanti errori da 3. Come vedete Varese ha tirato molto bene invece da 2 punti. E qua l'esperienza che viene permesso agli spettatori di vivere di un minuto di gioco in situazioni da ipovedente con commento apposito, altro eccellente a mio avviso, ribadisco, sono molto entusiasta di questa iniziativa, parte di questa Braille Night innovativa per l'Italia. Dato l'iniziativa con il fallo di Max Heidegger, eccolo qua il nuovo arrivato, nato a Los Angeles, ma come dicevo figlio di Klaus Heidegger, sciatore molto noto parecchi anni fa. Ad esempio Klaus Heidegger interruppe la serie di vittorie del grande Ingemar Stenmark nello slalom gigante all'epoca. Klaus, dopo la carriera da sciatore, ha intrapreso una eccellente carriera da imprenditore con la moglie. Pensate, il padre di Max Heidegger, numero 3 di Venezia, con la moglie ha fondato una ditta di cosmetici che ha poi ceduto a una famosissima multinazionale americana per 100 milioni di dollari una ventina di anni fa. Come dire che al piccolo Max Heidegger, adesso non più tanto piccolo, i mezzi per crescere bene sicuramente non sono mancati, e quando gli è stato chiesto se il papà avesse mai cercato di farlo diventare sciatore, Heidegger si è lasciata dare una dichiarazione un po' particolare, perché ha detto: vabbè, sono nato a Los Angeles, come faccio a sciare a Los Angeles? In realtà a 1.5 ore da Los Angeles, e lo sa benissimo anche Heidegger, ci sono montagne sulle quali si può sciare tranquillamente, non è comodissimo, ma non è che ci si metta tanto di più rispetto a una località ad esempio italiana delle pianure per arrivare in vetta. Torniamo alla partita con Heidegger, lo vedete numero 3 dal lato sinistro, pallone non inteso
nello scambio tra Moretti e Young, palla persa quindi da Varese, la rimessa effettuata anche da Casarin, il lob per Wilshir, troppa potenza nel passaggio da parte di Andrea De Nicolao, momento un po' di riflessione in campo, qualche errore negli ultimi due possessi, adesso vediamo ancora Librizzi che gira attorno al blocco, lo scarico, linea di fondo per Young, palla persa, la possibilità per Casarin. De Nicolao Spahia chiede a qualcuno, a Cabenghele probabilmente, di andare in post basso, e quello che accade, e c'è poi il fallo di Ulaneo su Cabenghele. Ancora una volta Venezia colpisce andando nei pressi del canestro, e qua l'errore non ben recepito sicuramente dal pubblico, avete sentito anche qualche mugugno. E qua con Spahia che chiedeva a qualcuno di andare in post basso ad aiutare il possesso palla, e oltretutto antisportivo. Infiando Cabenghele. Completato il mai banale giro in lunetta, si torna con il possesso di palla per Valese. Heidegger che qua, come vedete, gioca come off guard sostanzialmente, un quintetto con tre esterni compreso Casarin, che va alla tripla infilandola dall'angolo per il più 13 per Venezia. È un momento in cui c'è un pochino di agitazione anche alla Etelium Arena. Librizzi sul cambio difensivo, lo scarico, Brown non può andare immediatamente al tiro, sospensione elegante anche se difficile da centro area. Aveva bisogno Varese di una piccola rottura in questo momento. Wilshir mette giù palla e commette però infrazione di passi, cercando di far passare il braccio sulla testa di Young. Wilshir non gradisce assolutamente la decisione arbitrale e, come vedete, viene guardato a vista, ha staccato il piede da terra, ha staccato i piedi da terra. Probabilmente qualcosa o sta arrivando o è arrivato. E l'aria di Wilshir è quella di chi dice avanti pure. È possibile che sia stato fischiato un fallo tecnico, a giudicare a occhio e croce dalla posizione di Moretti in lunetta. E come vedete Wilshir sembra crogiolarsi nelle contestazioni. Intanto Moretti segna il libero per il fallo tecnico. Pallone sbattuto, gestualità ritenuta evidentemente eccessivamente aggressiva la reazione. Intanto forza la penetrazione sul blocco, Moretti c'è l'errore, la possibilità per Heidegger. Buonissimo movimento del pallone per Venezia, ancora una volta il canestro più fallo di Cabenghele. Venezia sta dominando nell'area dei tre secondi, è anche uno dei motivi per cui Cabenghele è stato preso, il fallo di Spencer. E l'ennesima opportunità di più uno per Venezia, che ha segnato 38 punti. Venezia 4 su 6 da 3 punti, 8 su 13 da 2 e a 15 rimbalzi contro solamente i 4 di Varese. Assolutamente cruciale questa statistica, dalla quale scendono a valanga tante altre, tutte positive per Venezia, che appunto adesso ha 13 punti di vantaggio. Mannion, il fallo di Casarin. Davide Casarin, figlio di Federico, presidente a sua volta, a suo tempo, giocatore molto molto affidabile della nostra Serie A. La rimessa
con Spencer molto alto, ha portato fuori Cabenghele, creando adesso sul cambio difensivo opportunità. Moretti lascia andare un tiro da tre punti, questa volta un po' azzardato. Ultimo tocco di Heidegger, anche se c'è bisogno della conferma tra i due arbitri. Forse Heidegger non l'ha toccata, potrebbe essere stato Sims. Il brontolio del pubblico in sottofondo fa pensare che forse si stia andando alla revisione video. Esattamente questo. Dall'ultima immagine non è sembrato un tocco di Heidegger, potrebbe essere stato un tocco precedente di Sims o Cabenghele. Ma l'unica inquadratura corretta può essere quella dal basso in basso a sinistra, con un piccolo aiuto magari in basso a destra. La palla Heidegger non la tocca, il problema è capire chi l'abbia toccata prima. In alto a destra, vediamo, eccola qua. No. Heidegger, Sims, Cabenghele, Sims. Affidata a Venezia la rimessa, anche se probabilmente toccata in rosso, l'arbitro ha detto la toccata in rosso e infatti hanno visto la stessa immagine, hanno tratto due conclusioni diverse gli arbitri, ma continua a esserci un po' di difficoltà. La mano forse di Sims, io ho visto fare il segno 3 come se l'avesse toccata in 3 rosso, mi sembra sia l'unico che non l'ha toccata dopo il contatto iniziale. Comunque rimessa per Varese in attacco, che è quello che conta. 2 secondi e 6 però per Varese per il tiro. Moretti scarica per le Brizzi, deve lasciare andare la palla alla disperata. Conclusione un po' affrettata, dettata dai tempi di Nicolao. L'alley-oop per Cabenghele, prodezza ancora una volta del lungo della Reyer, e 15 punti di vantaggio. La tripla dall'altra parte sbagliata, il rimbalzo di Cabenghele che sta contrassegnando questo momento di partita. Il blocco adesso, il roll ancora, l'alley-oop per lui, questa volta ha seguito bene il cambio difensivo Spencer Mannion, l'iniziativa, l'appoggio al canestro sbagliato, rimbalzo di Sims, Casarin può correre Venezia, Heidegger tripla in contropiede, il fallo di Nico Mannion in rimonta. Questo è Librizzi, che non dovrebbe avere una particolare influenza in questa azione. Mannion è arrivato lateralmente, Heidegger è caduto. E questo è il fenomenale gesto tecnico con palla abbassata, Cabenghele che urlava prima ancora di chiudere la schiacciata. Bialaszewski. Moretti, il blocco di Spencer, Cabenghele che cerca di recuperare, vestita bene ma chiusa male questa conclusione da parte di Varese, con Casarin che può ancora impostare sul più 16 per Venezia. Sims post basso, due giri con Gabe Brown e Sims appoggia a canestro, prestazione distruttiva da parte di Venezia in post basso. Quasi tutti i giocatori della Reyer sono riusciti a trovare il mismatch. Ultimo caso che è stato poi in realtà il primo che abbiamo visto nella partita, quello di Amir Sims.
piede perno gestito perfettamente, giro e nonostante il tentativo di stoppata di Spencer, l'appoggio al canestro. 44 Venezia, 25 Varese. Un'occhiata a alcune statistiche, mentre intanto vedete un'altra dimostrazione proprio delle difficoltà, della bravura di chi deve in situazione di da ipovedente anche solo provare a giocare a pallacanestro. Molto bella, ripeto, questa iniziativa. Moretti 10 punti, miglior marcatore. Tanto per dare un'idea, Cabenghelia 3 su 3, Jordan Parks a 2 su 3, Amir Sims 3 su 3. Questi tutti tiri effettuati nell'area dei 3 secondi, è un dominio assoluto, favorito anche dai 20 rimbalzi a favore contro i soli 5 di Varese. Nessuno in attacco, questo ha voluto dire ovviamente palloni giocabili in più. Hanlan l'iniziativa contro Heidegger, Brown esce per il tiro da tre punti, non lo effettua, blocco adesso per favorire Hanlan, step back, tiro da tre punti corto, non aveva gambe in questo momento per tirare Heidegger e ci risiamo, post basso, questa volta arriva l'aiuto che però normalmente lascia libero qualcun altro, Heidegger che ha però sbagliato. Abbiamo visto adesso un tentativo di aiuto in post basso che però chiaramente può lasciare la coperta corta. Il fallo intanto di Tessitori su Nico Mannion, che era riuscito ad andare via in palleggio a Heidegger. Tessitori, campione d'Italia con la Virtus Bologna nel 2021. Mannion il secondo, intanto Luis Scola, il boss a Varese, ex giocatore anche della nazionale argentina, un time out. Per Venezia. Ricordo in settimana le partite europee su DAZN alle 20, Trento contro lo Slask Wroclaw questo martedì, mercoledì 18:30, Olimpia Lubiana proprio Venezia, play-in gara 3, la stessa sera alle 20 di Basketball Champions League con Sassari impegnata a Cholet, giovedì Virtus Bologna Asvel, Asvel che come sapete da qualche giorno non ha più Gianmarco Pozzecco come allenatore, e venerdì infine alle 20:30 Valencia contro Olimpia Milano. La notizia di oggi, probabilmente l'avete già saputa, è il grande ritorno del Marchio Simmental sulle maglie dell'Olimpia Milano, ma si tratta veramente di una notizia che riporta indietro di tantissimi anni, una notizia a mio avviso comunque positiva, un grande marchio che rientra nel basket. 44 a 28 più 16, siamo quasi a metà del secondo quarto. Molto morbidamente Sims a centro area contro la zona di Varese, appoggiato, molto molto tranquilla e saggia questa gestione da parte di Venezia. Tessitori sul cambio difensivo, si para di fronte a Mannion, lo costringe a una conclusione difficile. Mannion, bella palla sotto per l'appoggio di McDermott, passaggio quasi no look, senza guardare. E adesso guardate McDermott che deve seguire Tucker. Mezzo giro ad arco per McDermott, era arrivato un alley-oop per Tucker, che sappiamo essere schiacciatore di doti veramente formidabili. La rimessa in attacco con 13 secondi per Venezia, che ne impiega uno con la tripla al volo in pratica da parte di Casarin. Per il 49 a 30, marcatura
fisica di Sims su Brown che gira attorno al blocco. Hanlan lo scarico in angolo, McDermott, buona la chiusura da parte di Casarin, gira bene però il movimento palla di Varese con la tripla di Gabe Brown, piedi per terra, grande saggezza di Varese sulla chiusura di Casarin, McDermott ha riaperto, due passaggi e la palla è arrivata nelle mani affidabili di Brown. Tessitori rischia di perdere la palla nell'uno contro uno, lo scarico ancora Casarin, spesso tripla, rimbalzo alto toccato da Sims ma uscito per l'ultimo tocco da parte di Sean McDermott. 14 secondi per l'attacco di Venezia che avrebbe voluto impiegarci un secondo anche questa volta. Sims però non ha osato tirare immediatamente. Tessitori, blocco per Tucker, l'uno contro uno sul cambio difensivo di Spencer, la tripla e il fallo forse di Spencer proprio su Tucker, fuori inquadratura diciamo così. Se di questo si è trattato direi proprio di sì. C'era stato ovviamente il cambio difensivo, Spencer in una situazione in cui non è particolarmente a suo agio per ovvi motivi, è andato a commettere il fallo su Rajon Tucker. Che ha giocato nell'NBA, ha giocato in G League, ha giocato a Utah, nei Wisconsin Herd, è stato allenato da Chase Buford, il figlio di R.C. Buford, storico dirigente dei San Antonio Spurs. Chi conosce un po' lo sport americano sa che alla faccia della meritocrazia le squadre di tutti gli sport professionistici americani sono piene di parenti di qualcuno più illustre di loro. L'importante poi è che sappiano dimostrare il loro valore. Piede per il bordo per Hanlan, la tripla ancora a segno, sta rimontando Varese dal punto di vista delle triple, però è chiaro che lo scarto è ancora notevolissimo e soprattutto ci sono queste cose post basso. Adesso Parsetor, fermato però da Mannion e Spencer, c'è la possibilità di correre Hanlan, lo scarico però l'infrazione, il fallo difensivo, fallo difensivo. Stavo per chiamare il fallo in attacco e invece il fallo di Sims. Vediamo il recupero dopo la buona gestione combinata. Sims chiede l'aiuto. Tanto quello che avevamo visto prima con la tripla di Olivier Hanlan. Ancora una volta dopo un buon movimento esterno perimetrale della palla da parte di Varese. Spreca però Hanlan la prima opportunità dalla lunetta, sempre 15 punti di vantaggio per Venezia, 3 minuti e 10. Buono il secondo, il giocatore nato a Gatineau nel Quebec. Tucker approfitta della partenza su McDermott, lo sfida due volte sul cambio di passo, appoggia, sbaglia, rimbalzo offensivo di Tessitori, il fallo però di Spencer. E ha preso la posizione linea di fondo Tessitori, guadagnandosi quindi anche grazie al volume che occupa le maggiori probabilità di rimbalzo, e quando è andato su Spencer ha cercato in tutte le maniere. Tre falli per Spencer che ha uno su due e solamente però un rimbalzo difensivo, momentaneamente graziato da Tessitori per il primo tiro libero. Momenti di ovvia difficoltà per Varese che però per il tipo di gioco che ha può avere le fiammate anche con triple consecutive in grado di rimetterla in partita. Buono secondo per Tessitori. Palla persa adesso recuperata proprio da Tessitori, contropiede 4 contro 1 per Venezia, concluso da Sims con il canestro delle più 17.
Varese non solo non riesce a correre, ma ha subito su palla persa numerosi contropiede. Tripla di McDermott da lontanissimo, a segno Sean McDermott. Quarantesimo punto per Varese, che come detto, come prevedibile, come nella sua natura, può riavvicinarsi rapidamente, deve però chiudere meglio l'atteggiamento difensivo. Tripla di Sims, a segno, non è uscito in tempo Brown su di lui. Partita maestosa veramente di Amir Sims. Lan, gancetto a centro area, a canestro. Stanno rispondendo colpo su colpo, ma il problema è che ci sono 17 punti di scarto, 15 punti di scarto, e quindi colpo su colpo non può aiutare Varese a rientrare. Ulaneo, palla in mezzo alle gambe di Tessitori per Spissu. Tutto questo però non vale per il fallo di Spissu, che vediamo, questo era un passaggio geniale, ma Spissu aveva spinto di Comenion, e quindi tutto quello che avete visto non è accaduto, o meglio non è accaduto a favore di Venezia. Hanlan, la marcatura di Spissu, esce Parks a opporsi alla tripla di Brown, che sta facendo piovere triple negli ultimi minuti, sta facendo di tutto con i suoi colleghi, con McDermott che avete visto anche prima, per recuperare. Palla toccata da Mannion, fallo tecnico, qualcosa è successo, direi proprio di sì, a giudicare dalla grinta di Neven Spahia. C'è stato il pallone toccato da Mannion sul palleggio che avete visto, pallone assolutamente pulito, tocco assolutamente pulito, probabilmente il motivo della protesta da parte del coach croato della Reyer Venezia, in attesa di saperne di più. Eccolo qua, esattamente Sean McDermott sbaglia però il tiro libero, vanificando tutto quanto avvenuto nell'ultimo minuto di tensione, e adesso il possesso palla torna alla Reyer con 16 secondi da giocare, e la rimessa di Spissu, di fronte al quale c'è Nico Mannion. Lele Molin sulla destra, assistente di Neven Spahia. Tessitori molto alto, passaggio schiacciato sull'uscita di Tucker, grande elevazione, rimbalzo però di Brown. Hanlan, c'è McDermott sull'angolo sinistro, Sims lo sta guardando con la coda dell'occhio. Hanlan, lo scarico difficile, la tripla di Brown sbagliata, il tocco di McDermott a mettere fuori il pallone sul contatto di spalla con Tessitori. Time out. Per dare un po' di freno alla situazione, tanto qua qualcosa di buono che si è visto nel secondo quarto. Beh, si è visto parecchio di buono da parte di entrambe le squadre, numericamente è ovvio che qualcosa di più ha fatto Venezia. Tanto vi ricordo, martedì seconda puntata del nuovo anno di DAZN Got Game, il podcast con Pierluigi Pardo e Matteo Gandini, tutto basket, ospite Nicola Brienza. Oggi non è andata benissimo a Pistoia, ma Nicola Brienza è il coach che ha guidato la squadra toscana alla storica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Martedì 14:30, canale YouTube di DAZN, successivamente sempre parlando di DAZN, il canale Spotify e poi la app. Si ricomincia con 49 secondi e 7 del secondo quarto e il possesso pieno adesso sceso a 18 secondi per Venezia.
che vediamo se cercherà di sfruttare al massimo. Bene, anche tanto, ancora un aiuto di Mannion, questa volta però falloso. Sims ancora dominante in post basso, questa volta dal lato sinistro delle cosiddette tacche, e l'aiuto di Mannion è tardivo e falloso, è però anche una delle poche soluzioni che Varese può cercare di attuare per impedire di essere massacrata in post basso dai giocatori di Venezia, che hanno la fisicità e la struttura fisica giusta per farlo. Come si diceva, un aiuto implica momentaneamente un giocatore avversario libero, e questo è il secondo pericolo di queste situazioni. Mannion uno contro uno su Spissu, difficoltà, buona palla per Ulaneo, l'appoggio a canestro con 16 secondi da giocare, meno 13 per Varese. Tucker l'uno contro uno proprio contro Ulaneo, il contatto, forse una spinta, finisce comunque il primo tempo. Sims aiuta, indica ai compagni di squadra di uscire dal campo, di lasciar perdere. Tra poco l'intervista di Carlo Ferrario, forse proprio con Tucker. Attendiamo qua una lavanata, la forza fisica di Tucker è abbastanza nota. Finisce il primo tempo in un clima abbastanza agitato, vediamo se Carlo Ferrario riuscirà appunto ad afferrare Ray John Tucker all'uscita dal campo. Eccolo lì, pronti. Rajon, 9 punti per te, cosa vi serve per vincere la partita? Rajon, 9 points for you, what do you need to win the game? Keep being aggressive, attacking them on the offensive side, making it tough for them on the defensive side, so just continue to play our game basketball and be unselfish and do what we do. Thank you. Thank you. Continuare a rendere così in difesa, continuare a giocare così anche in attacco, rimanere sempre aggressivi. Arena di Varese dopo un primo tempo molto interessante, per certi versi anche sorprendente. Il vantaggio della Umana Reyer 60-47, una curiosità, il resoconto online che sto guardando sul mio computer dà invece un punteggio di 59-47.
Mistero che spero verrà chiarito quanto prima. Come vedete, confermato il 60 del tabellone. Tornando ai discorsi precedentemente fatti, non moltissimi tiri da tre per Venezia, ma con grande precisione 6 su 10. Aveva iniziato 1 su 8 Varese, che ha poi 7 su 11, quindi migliorando. Varese a 9 su 14 da 2, ma come si diceva, il 13 su 21, 21 tiri per Venezia da 2, ma da 2 vuol dire quasi sempre all'interno dell'area dei 3 secondi, e di conseguenza sono arrivati tanti tiri liberi. Avete visto l'indicazione dei tiri liberi, tantissimi a favore della squadra ospite, 5 su 9 per Varese il computo dei tiri liberi, siamo a 16 su 23 per Venezia, conseguenza anche dei tanti canestro più fallo subito in situazioni di post basso create da Venezia, approfittando proprio dei confronti favorevoli, dei mismatch tra alcuni suoi uomini, non necessariamente lunghi, principalmente lunghi, ma abbiamo visto anche Tucker a un certo punto, e soprattutto Sims, Parks, giocatore quindi in grado di vedersi liberato un quarto di campo, anche meno, e di poter andare in uno contro uno con all'inizio l'assenza di aiuti difensivi, di chiusura dal lato magari della mano forte dell'attaccante veneziano, proprio perché c'era la necessità di vigilare anche sui giocatori. È diventato 60 anche sul mio computer, sul rinnovato sito tra l'altro della Lega Basket, e si ricomincia. Terzo quarto, più 13 per Venezia, ma è chiaro che all'intervallo coach Deven Spaghia avrà detto massima attenzione, massimo rendimento, massima efficacia, perché Varese ci può anche mettere molto poco a rientrare in partita. Tessitori, prima gestione con la difesa aggressiva di Brown su Tucker, a 5 secondi per tirare Venezia lo fa, l'errore di Tucker che poi appoggia il suo stesso pallone uscito e inizia segnando Venezia ancora una volta dai pressi del canestro. Iniziativa elegante di Brown con questo arcobaleno con la mano sinistra, risposta immediata di Varese. Spissu la frenata contro Mannion che esce, deve fare attenzione, il blocco di Tessitori, passa sopra Mannion, Spissu lascia andare un gancetto dal centro dell'area, nessuno rimbalzo per Venezia, tranquillità di gestione per Mannion all'assalto del canestro, appoggia, prende lo spigolo, subisce però il fallo da parte della point guard veneziana. Secondo fallo per Spissu, che ha 1 su 2 da 3, 5 assist, ne ha 4 De Nicolao, 4 assist in 8 minuti, computo assolutamente da rispettare dal punto di vista numerico. In lunetta Nico Mannion, buono il primo. Mannion è arrivato immediatamente protagonista con la sua squadra, aveva firmato con il Saski Baskonia, quindi massimo livello continentale, ma non aveva trovato tutto questo spazio. 26-19-30 computo di punti per Nico Mannion nelle prime tre partite di campionato con l'exploit di Pesaro, 21 punti nell'ultimo quarto e la rimonta vincente per Varese, che adesso perde palla proprio nello scambio tra Mannion e Spencer, che va a commettere, cozzando contro Parks, il suo quarto fallo. Quarto fallo, e quindi minuti di utilizzo che sono destinati a calare drasticamente per il centro della Open Jock Metis. Varese, Sims contro McDermott, Brown a inseguire Tucker. Tucker ha maggiore potenza rispetto all'avversario. Tessitori, pallone vagante, toccato un paio di volte. Tessitori cade pesantemente, possibilità di 5 contro 4 per Varese. Mannion, la tripla, rimbalzo difensivo di Tessitori che era arrivato per ultimo e ha preso la palla per primo.
Adesso il blocco doppio anche di Sims per liberare Tucker in angolo. Il lob tranquillo per Parks, vantaggio ancora una volta fisico di statura su Mannion, però c'è una buona opposizione da parte dell'azzurro e anche in aiuto di Brown. Pallone recuperato ma perso da Varese, possibilità di correre 2 contro 1. Tessitori, l'affondata a due mani per il più 13, di nuovo per Varese. Il punteggio con cui si era chiuso, lo scarto con cui si era chiuso il primo tempo. Allan cambia difensivo con Parks, Tessitori adesso rientra in mezzo all'area, va a vigilare Ulaneo, lascia andare il pallone che recupera e appoggia poi Nico Mannion dopo il tentativo di controllo da parte di Tessitori. Lo scarico di Spissu forse eccessivamente ambizioso per Tessitori, ridottissima la distanza tra i due, un passaggio così veloce poteva cogliere, come è successo fuori tempo, il lungo azzurro, però il pallone è stato poi toccato. Tucker, lob per Tessitori, difficoltà a mettere giù il pallone, ma salita brillante e canestro di nuovo delle più 13, che è il momento stabile come scarto tra le due squadre. Fallo in attacco di Anlan, posizione difensiva efficace da parte di Rajon Tucker. Tucker che anche ai tempi dell'università, Florida Gulf Coast University e poi Arkansas Little Rock, era più o meno il giocatore incaricato di marcare l'avversario più dinamico, più pericoloso, più intraprendente, grazie alla posizione difensiva, alla potenza e ai movimenti nel breve delle gambe e anche proprio alla struttura fisica che gli permettono di reagire ai contatti. Lo scarico per Parks, Sims e il cambio difensivo, adesso c'è McDermott su Sims, si gira Sims, brillante ancora una volta esecuzione per Amir Sims, partita eccellente, 20 punti in 18 minuti per lui. Brown linea di fondo, c'è il raddoppio difensivo, palla toccata dalla combinazione Parks, Tessitori a vantaggio di Tucker. Tessitori l'uno contro uno, difficoltoso, la palla rimbalza un paio di volte. E adesso siamo a 8 secondi per l'attacco di Venezia. Tripla di Spissu. E la tripla a segno ancora una volta per il più 18 di Venezia. Varese si è stabilizzata nella posizione difensiva. Spissu ha dovuto fare solamente un passetto. Vedete, non è uscito Mannion rapidamente su di lui, Mannion che stava probabilmente dando un occhio anche a centro area per l'eventuale penetrazione di Tucker, e questo ha permesso a Spissu di trovare il tempo per la tripla. Time out chiesto da Varese per Spissu, siamo a 2 su 3 da 3 punti, 5 assist. Quindi momento di nuovo di difficoltà per Varese, sotto 53 a 71. E Brown che è diventato il miglior marcatore per l'Open Job Metis, mentre Sims con questi 20 punti in 18 minuti e mezzo è davvero grande protagonista di questa serata. Non sono oggi nella lista dei giocatori per Venezia Brown, Barry Brown, del quale si suppone sia verso la fine l'esperienza veneziana. Non c'è anche Alex Connell, c'è un numero elevatissimo di giocatori di scuola straniera, diciamo così, per Venezia. Questo ovviamente, sono 8, deve portare ogni volta a scelte per la valutazione di chi andare in campo. Parks cerca post basso contro Moretti,
uno contro uno, la potenza di Parks, l'appoggio sbagliato, Moretti ha fatto tutto quello che umanamente poteva per mettere in difficoltà l'avversario. Adesso lo scarico, Brown, la tripla dall'angolo, il fallo subito, la tripla che non entra, ma ci saranno tre tiri liberi per Gabe Brown sul fallo di Rajon Tucker. Primo fallo per Tucker. Ed eccolo Gabe Brown, numero 44, in onore del padre Charles, morto qualche anno fa nel 2016, padre ex giocatore a livello di liceo e padre che una volta, quando Gabe era piccolo, padre grande tifoso di Michigan State, gli aveva detto: secondo me un giorno tu giocherai per il grande coach Tom Izzo a Michigan State. Ed è esattamente quello che è accaduto, tra l'altro, con Michigan State. Brown è arrivato anche a una Final Four al primo anno, aveva giocato solamente 8 minuti di media. Perché? Perché non riusciva a difendere. Come disse un compagno di squadra, se gli avessero detto ti salverai la vita solo se saprai difendere, ecco, lui la vita non se la sarebbe salvata. Migliorato molto Brown, ma intanto la tripla, gioco ripreso per Jordan Parks. Implacabile Venezia, ogni momento in cui Varese non riesce con le rotazioni difensive a coprire il giocatore libero, quasi sempre Venezia è stata punita. Buona palla per Ulano, toccata Brown, Hanlan deve mettere giù palla, la fallo sul tiro da tre punti, fallo ancora di Tucker, secondo fallo consecutivo di Tucker su un giocatore di Varese al tiro da tre punti, il contatto mano contro mano e l'immediata disperazione da parte di Rajon Tucker. Hanlan in lunetta, qua è rimasto fermo con questo gesto Tucker ormai dall'immagine precedente, probabilmente mimando l'intervento difensivo che aveva fatto. Ho visto prima Lele Molin, poi Neven Spahia intervenire su di lui. A segno l'ultimo tiro libero con il meno 15, adesso siamo entro la metà del terzo quarto, vantaggio ancora consistente per Venezia che ha saputo rispondere. Grande palla e la schiacciata di Parks, grande palla di Spissu per Parks. Si stanno alternando ad essere protagonisti in momenti diversi della partita tanti giocatori di Venezia. Qua la palla persa da Ulaneo, la possibilità ancora per Venezia. Tucker accenna all'uno contro uno, a centro area, appoggia sbagliando il rimbalzo di Hanlan, la possibilità di correre, il fallo di Tessitori che gli impedisce di andare, e con McDermott, se ho visto bene, che inutilmente chiede che venga dato fallo sul tentativo di tiro. E qua il grande passaggio di Spissu girando attorno al blocco di Tessitori, la schiacciata di Parks per il più 17, e ribadendo quanto detto prima, nel terzo quarto ogni tentativo di avvicinamento di Varese è stato subito colmato, e nel caso specifico dal più 13 dell'intervallo siamo al più 17, addirittura amplificato da Venezia, che adesso subisce il canestro in entrata acrobatico da parte di Olivier Hanlan. Spissu contro Moretti, blocco di Cabenghele, attenzione ancora una volta al giocatore canadese, questa volta fermato, ma perde palla subito Venezia. Heidegger, tripla, piedi per terra, a segno Max Heidegger, palla persa e poi riconquistata da Venezia che colpisce ancora da tre punti per il più 18. È chiaro che Varese deve forzare i tempi, Ulaneo stoppato da Cabenghele che sta giocando non molti minuti ma dominanti. La tripla di Wilcher in contropiede, ancora una punizione per l'errore di Varese. Venezia decisamente ripresa dopo la sconfitta in casa contro Napoli della scorsa settimana, in cui un paio di giocatori aveva reso meno del previsto. Palla persa da Hanlan, Spissu, lo scarico per Parks, la schiacciata in contropiede. Seconda schiacciata nel giro di due minuti per Jordan Parks.
in contropiede questa volta su un backdoor nell'occasione precedente. Qua guardate lo sguardo di Park che voleva la palla di nuovo da Spissu. Qui quanto accaduto dalla parte opposta, era stato proprio Parks a fermare la penetrazione di Anlani, poi Spissu con nonchalance passaggio laterale in contropiede, questa precedentemente prima della tripla di Wilcher in transizione, la stoppata di Cabenghele. Venezia decisamente oggi capolista con pieno merito, a conferma di tutto quanto di buono ancora prima dell'arrivo di Cabenghele aveva saputo fare in questo campionato. Per Varese diventa veramente difficile, chiaramente, in una situazione come questa. Rientra intanto De Nicolao, che a sua volta nei pochi minuti in campo era stato molto brillante. Eccolo qua, va a pressare sulla rimessa di Davide Moretti con Nico Mannion. Heidegger è incaricato della marcatura, non con particolare efficacia direi da questa azione di Mannion, e poi c'è il rimbalzo non trasformato, Cabenghele dalla parte opposta viene avviluppato da Brown e dal recupero di McDermott che non era riuscito a chiudere dalla parte opposta. Cabenghele ha fatto quello che doveva fare, è riuscito a tenere i piedi a posto. A volte sapete che i lunghi quando fanno la finta rischiano di muovere in maniera fallosa i piedi d'appoggio. Gabe Brown posizione sull'attacca dal lato sinistro per la prospettiva dell'attacco veneziano, posizione che chiaramente per il primo tiro libero non avrà alcuna influenza. Buono secondo per l'86-61, 25 punti di vantaggio, terzo quarto di grande successo per Venezia, l'errore di Mannion. La gestione tranquilla del pallone per Venezia dall'altra parte, Heidegger il blocco che gli libera il movimento a mezzaluna per l'appoggio al canestro, sbagliato. Dermot dalla parte opposta chiede l'aiuto di Spencer, rientrato in campo con 4 falli. Mannion palleggio verso sinistra, tripla sbagliata, Mannion ha 1 su 5 da 3 punti, 11 punti per lui con 4 su 4 nei liberi. Wilcher alla mano per De Nicolao, il blocco di Cabenghele, De Nicolao però per guardare Cabenghele si distrae per un attimo, perde la palla e perde anche il controllo delle mani andando a commettere il fallo. Avete visto, proprio guardando la posizione di Cabenghele, De Nicolao ha perso la visione perimetrale normalmente comoda per lui del pallone, pallone toccato e poi istintivamente la manata per il fallo. In campo anche Casarin, il rientro di Librizzi invece per Varese. Moretti, primo tiro libero a segno. Deven Spahia, coach di tante squadre, anche a Roseto nel 2004-2005, ha vinto vari campionati in varie nazioni, è stato anche assistente a più riprese nella NBA. Il contatto che avete visto nel replay, fischiato a Moretti su De Nicolao, lo scarico per Casarin, tripla in rimbalzo a una mano di Spencer, buona posizione sul tagliafuori.
Linea di fondo per Librizzi, non può andare alla conclusione. Moretti chiede l'aiuto di Spencer nel blocco. Spencer poi va in attacco al canestro. Pallone toccato da De Nicolao a Moretti. Possibilità di vantaggio numerico per Venezia, sprecata con il pallone perso da De Nicolao. Da Wilcher, Brown, la penetrazione, arriva tardi il tentativo di stoppata di Cabenghele, Gabe Brown in fila, azione un po' confusa da una parte e dall'altra, col pallone perso da Wilcher e immediatamente trasformato in transizione il blocco di Cabenghele per la tripla di Heidegger. Brown per Mannion che va subito ad attaccare il canestro, sbaglia Cabenghele, De Nicolao che riporta la calma, anche perché questo è l'ultimo pallone del terzo quarto e Venezia vuole strizzare il cronometro fino alla fine. Wilcher, il blocco, passa dietro Moretti, il contatto, la palla persa, 2 secondi Mannion, la palla è però uscita, rimessa in attacco per Venezia, meno di un secondo da giocare. Vediamo se Venezia prova un tiro in pratica al volo o se si accontenta di far scadere il quarto senza guai per evitare guai. Esce Spencer, Ulani al suo posto, De Nicolao, tiro immediato di Wilcher che colpisce il ferro. Terzo quarto che si chiude sull'86-65. Queste alcune delle migliori azioni, ne vedremo ancora tra qualche tempo. Terzo quarto 26-18 a favore di Venezia, che ha segnato 31, 29 e 26 punti. Intrattenimento sul parquet dell'Eitelium Arena, il punteggio in questo momento. Rientriamo alla Eitelium Arena di Varese, ultimo quarto tra Open Job Metis e Umana Reyer, 65-86, 21 punti di vantaggio, adesso 19 per la prima in classifica
Umana Ray reduce, lo dicevamo all'inizio, dalla prima sconfitta in casa la scorsa settimana contro Napoli, poi dalla vittoria in infrasettimanale in Europe Cup contro il Beşiktaş. Wilcher in post basso ancora una volta, l'appoggio a canestro al tabellone. E come si diceva prima, come avete visto, si sono alternati almeno tre giocatori di Venezia in post basso a cercare, a trovare opportunità nei cambi difensivi o negli accoppiamenti difensivi in quel momento favorevole. Intanto ha segnato la tripla Nico Mannion, eccolo qua, 2 su 6, era 1 su 5 dopo l'errore nell'ultimo minuto del terzo quarto, la stoppata di Spencer sulla penetrazione di De Nicolao. Spencer che sta giocando con 4 falli. E qua l'eccellente movimento di gambe di Mannion che ha lasciato sul posto Casarin. Intanto Cavenghele sulla palla vagante arrivata non sappiamo come dopo il prolungamento del replay, va a schiacciare, nulla di particolarmente anomalo. Mannion gira sul blocco, il tiro da tre, rimbalzo comodo per Wilcher. Blocco di Wilcher, c'è il cambio difensivo del quale il giocatore canadese approfitta andando ad attaccare Moretti, che è costretto a commettere fallo su di lui. Moretti ha fatto quello che poteva dopo essere rimasto per il cambio alla marcatura di Wilcher. Alla fine la manata, l'ex giocatore di Texas Tech, ricorderete anche il protagonista in una finale NCAA persa però dalla sua squadra, Davide Moretti, 15 punti. Nella finale 2019 persa da Texas Tech contro Virginia. Kyle Welcher, secondo assegno. Moretti, difficoltà nella gestione dei compagni di squadra, nessuno aveva momentaneamente lo spazio libero, da Libristi poi a Mannion, difficoltà contro Casarin, canestro acrobatico di Nico Mannion che ritiene di aver subito più di un contatto e lo fa capire chiaramente all'arbitro. Mannion adesso è in difesa su Heidegger, cambio con Casarin, adesso Libristi su Heidegger, Wilcher contro McDermott, giro e tiro dalla linea di fondo sbagliato, fallo di Cabenghele che è saltato sopra la schiena, alle spalle di Skylar Spencer e l'ha pure strattonato, vedete ancora avviluppato il braccio destro di Cabenghele con quello del suo avversario. E qua il canestro difficoltoso di Nico Mannion, Libristi in panchina. Hanlan in campo, il raddoppio momentaneo su Spencer, il blocco letto bene da Mannion, il pick and roll perfetto, hanno cercato di portare Mannion lungo la linea laterale, i due difensori di Venezia, rapidissimo il passaggio in salto per Spencer, buona esecuzione offensiva per Varese. Casarin marcato da Mannion che deve concedergli la strada, l'errore di Casarin, il rimbalzo ancora di Spencer. E il fallo di De Nicolao dall'altra parte. E qua l'eccellente esecuzione offensiva vista in precedenza, il pallone è uscito e quindi c'è la rimessa di Varese, l'uno contro uno, McDermott lo scarico per Hanlan che tocca la linea laterale col piede in partenza. Palla persa da Varese, sotto di 18, 92 a 74. Chiaramente Venezia non ha più alcun interesse a forzare i tempi, può utilizzare più secondi
nell'azione di gioco De Nicolao, Cabenghele, tripla, piedi per terra, rimbalzo per De Nicolao, Cabenghele riceve ancora una volta e va a schiacciare, taglio di Cabenghele dopo il tiro da tre punti sbagliato, evidente distrazione difensiva da parte di Varese che ha permesso al centro canadese di tagliare da 45 gradi. Adesso Cabenghele esce, va addirittura a stoppare McDermott, va a ricevere l'alley-oop, frenata linea di fondo Wilcher, step back, tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo conteso catturato da Moretti, possibilità di corsa per Hanlan, fermato da Heidegger, passo in avanti di Heidegger, vediamo se il fallo sarà ritenuto antisportivo. Beh, sarebbe antisportivo, sinceramente la palla era dal lato opposto rispetto all'intervento, e qua quanto fatto in precedenza, ancora una volta la lettura time out, evidentemente, e gli arbitri stanno riguardando l'azione, questo al di là di tutto dalla ripresa dal basso mostra Heidegger che, sorpreso dal movimento di gambe di Hanlan, gli tocca la parte sinistra del corpo, che non ha niente a che vedere con la posizione del pallone. Poi vediamo se gli arbitri lo interpreteranno come un tentativo onesto di giocare la palla, ma a occhio e croce non dovrebbe essere così. Non anticipiamo più nulla, vediamo cosa decidono gli arbitri in campo. Antisportivo contro Maximilian Heidegger. Io direi che è la decisione più logica, sia dal live sia dai replay. E però Hanlan spreca tutto sul primo tentativo. Coach Bialaszewski spreca anche il secondo, non particolarmente gradito quanto accaduto da Luis Scola, e la rimessa, quindi come se non fosse accaduto nulla a parte il computo di falli per Heidegger. Moretti, la tripla sbagliata, Heidegger che di falli ne ha tre. Casarin, l'arcobaleno che entra per un attimo ed esce. Hanlan cerca di correre, Moretti gira attorno al blocco, De Nicolao però lo segue, altro blocco. Hanlan viene aiutato da Spencer, va a passargli il pallone. Non l'ha toccato Spencer, ma può darsi che l'ultimo tocco sia stato proprio di Hanlan e che questo risulti un passaggio sbagliato, una palla persa comunque. E coach Bialaszewski ha chiesto la revisione video, avete visto il gesto un attimo prima della rimessa, verrà forse ancora allora sistemato qualcosa a livello di cronometro. E infatti vedete che il cronometro si muove sulla sinistra, si è mosso, adesso è a 5.38. Il pallone potrebbe essere, non essere stato toccato da nessuno dopo l'arcobaleno di Hanlan. Wilcher ha provato a toccarlo, non sembra che la rotazione del pallone cambi, però aspettiamo quello che vedo io, lo vedete anche voi, lo vedono gli arbitri.
il replay di quanto visto prima, e però la conclusione probabilmente è quella più logica, ovvero pallone non toccato né da Wilcher né da Spencer e rimessa quindi per Venezia. Ci stiamo avvicinando agli ultimi 5 minuti della partita. Fallo di Mannion, quarto fallo. Terzo fallo, chiedo scusa, per Nico Mannion sulla partenza dopo la rimessa di De Nicolao. Capenghele molto alto, post basso per Wilcher contro Brown. Wilcher giro e tiro, tocco di Capenghele, secondo tocco di Capenghele, tripla di De Nicolao a segno, 97esimo punto segnato da Venezia. Si era lamentato giustamente la scorsa settimana coach Spaia dell'atteggiamento difensivo dei suoi in casa contro Napoli. Sicuramente oggi l'atteggiamento offensivo è di primissimo livello, da sotto, da fuori, alternanza, equilibrio, precisione. Una partita veramente eccellente quella di Venezia oggi. Intanto Moretti scarica un pallone che esce per la seconda volta senza raggiungere lo stesso destinatario. Prima era stato Anlan, destinatario sempre Spencer. Wilcher post basso, questa volta dalla parte opposta, lo scarico per De Nicolao, il cambio difensivo. Capenghele, sospensione da 3 metri con il rimbalzo di Brown. Non è il fallo immediato sul palleggio incrociato, il fallo immediato da parte di Davide Casarin. Da 3 per Venezia, 22 su 46, 46 tiri da 2, sono veramente tanti, 27 tiri liberi. Mannion, la tripla a segno sull'uscita difensiva di Casarin, leggermente tardiva, rimproverata anche da De Nicolao. Il meno 20, qua vedete un cartello che direi racconta tutto dell'impatto che ha avuto Nico Mannion a Varese, il Zinner del basket. Time out sul più 20 per Venezia, marcatori per Venezia, 15 di Capenghele, 11 di Parks, 20 di Sims, che, e questo testimonia la brillantezza della prestazione offensiva dei veneti, non è in campo da parecchi minuti ma è comunque il miglior marcatore della squadra. 20 punti in 20 minuti per Amir Sims, 5 giocatori in doppia cifra per Venezia. Qui Capenghele, l'errore e poi il passaggio che non abbiamo visto, che è la schiacciata, e qua ancora una volta Capenghele che libera per la tripla di De Nicolao, una delle tante di questa partita. Qua Mannion, l'ultima tripla, quella sulla quale Casarin è uscito leggermente in ritardo, in realtà è stata più un'impresa di Mannion che una distrazione difensiva della guardia veneziana. Più 20, 4 minuti e 18 alla fine della partita. Un altro semi desaparecido Tucker, ma questo ancora testimonia la profondità e la varietà dei pericoli offensivi di Venezia oggi. Escono giocatori importanti e la loro assenza non viene quasi notata, perché c'è poi sempre chi fa piovere come Kyle Wilcher. 22 punti di vantaggio per Venezia. Mannion, la penetrazione, il fallo andrà in lunetta. Mannion, Wilcher ha 3 su 6 da 2, 2 su 4 da 3. A livello di rimbalzi siamo 41 per Venezia, 22 di cui solo 2 offensivi per Varese.
Ancora Wilcher, Tessitore accenna al tiro da tre punti, palla persa, recuperata da Hanlan, possibilità di passaggio schiacciato per Mannion, la tripla di McDermott dall'angolo sinistro, a segno Sean McDermott. Casarin il raddoppio, liberato in angolo Tucker, non è un tiratore abituale da tre punti, rimastica spesso palla, si crea le opportunità magari per un tiro da tre punti o per un attacco al canestro, è quello che sta facendo. Palla che però gli gira dietro la schiena, viene persa, non un particolare dramma per Venezia considerando i 17 punti di vantaggio a meno di 3 minuti dalla fine. Lo scarico per Spencer, semigancio morbido a segno. De Nicolao, il blocco di Wilcher che va poi a ricevere per Tessitori, la tripla dall'angolo, dato debole, rimbalzo di McDermott, prova a correre Brown e va a subire il fallo di De Nicolao. Momenti di partita di una intensità emotiva leggermente in calo per ovvi motivi. È vero che Varese è capace di fiammate, ma lo scarto è abbastanza ampio e soprattutto Venezia è implacabile quasi sempre, ogni volta che vede riavvicinarsi gli avversari. Coach Neven Spy è arrivato 11 mesi fa a Venezia e qua Kyle Wilcher va in panchina. ...16 punti con 3 su 8 da 2... ...2 su 4 da 3... ...secondo tiro libero per Gabe Brown... ...a segno per il meno 13... ...vediamo come Venezia reagisce a questo lieve avvicinamento... ...è lo stesso scarto che c'era in realtà alla fine del secondo quarto... ...scarto amplificato anche di parecchio... Tucker uno contro uno con Brown, step back e tiro col disturbo di Hanlan al quale viene fischiato fallo. C'è stato anche il contatto con Brown, Hanlan è andato da dietro per cercare di toccare il pallone e ha toccato però la mano destra di Rajon Tucker. 11 punti per Tucker, 1 su 8 da 2, veramente anomala la sua prestazione se paragonata a quella dei compagni. 6 su 7 nei liberi prima di questa esecuzione. Fate conto che Tucker ha tirato col 13% da 2, tutti gli altri almeno il 50%, addirittura il 100% per l'eccezionale Amir Sims di oggi, 7 su 7, ma abbiamo anche 67, 63, 57% a confermare appunto che Tucker è stato l'unico insufficiente nei tiri da 2 per Venezia. Più 15, 1 minuto e 44, Parks in post basso contro Mannion, il raddoppio di McDermott e palla che esce per la spinta, il tocco da parte di Mannion e quindi a 8 secondi Mannion è nato a Siena, molti di voi, quelli con un qualche annetto, ricorderanno il padre Pace. Giocatore molto particolare anche per l'aspetto fisico, per la pettinatura, tiratore ai tempi di un grande basket italiano, arrivato a Cantù. Intanto si va a vedere se effettivamente è stata quella di Mannion l'ultima mano a toccare il pallone. Vediamo, arriva lo schiaffetto. Mannion la palla non l'ha nemmeno toccata, credo che ci metteranno pochissimo gli arbitri a valutare, perlomeno non con la mano sinistra, la mano destra era nascosta dal resto del corpo. Morbidamente coach Spaia chiede il fallo, non si preoccupa del tocco eventuale di Mannion, aveva chiesto direttamente il fallo per tagliare la testa al toro. 1.36, meno 15,
ultimi tentativi di Varese, che probabilmente forzerà qualcosa da tre punti e qua non ce n'è bisogno. C'è l'iniziativa peraltro di attacco al canestro da parte di McDermott con il fallo di Tucker, terzo fallo di Rajon Tucker. McDermott 8 punti, 2 su 7 da 3, 1 su 2 da 2, aveva 0 su 1 nei liberi prima di questa esecuzione a segno. Sbagliato il secondo. E Venezia che cerca sostanzialmente di far finire la partita in maniera indolore in questi 73 secondi. De Nicolao, l'attacco chiuso da Mannion. Mannion che però va in maniera eccessivamente aggressiva a commettere il quarto fallo. Rimessa con Sims, 7 su 7 per lui, partita veramente di altissimo livello. Per lui il blocco di Tessitori che non riesce a ricevere il pallone, toccato da Varese. L'acrobazia di Anlan a segno per il punto numero 89, 12 punti da recuperare, 52 secondi. Mannion è ancora aggressivo, va a impedire la ricezione a De Nicolao. Tucker in qualche modo viene via, Sims mette giù palla. Il semigancio, primo errore della partita di Amir Sims, arrivato a 37 secondi dalla fine. Anlan tripla a segno, 92 a 101. Varese però non cerca di forzare i tempi. Non può essere l'ultima azione della partita, può esserlo chiaramente per Venezia, considerando i 7 secondi adesso per andare a tirare. Schiacciato per Tessitori, l'appoggio a canestro, 103 punti per la Reier. Ultimi 8 secondi di gioco, Anlan, la tripla a chiudere la partita, tripla sbagliata, palla che poi viene recuperata da Spencer. La partita però si chiude, bella vittoria di Venezia, sempre, sempre, sempre in vantaggio a Varese, una partita che poteva essere molto difficile. Varese ha avuto un paio di fiammate di recupero, ma non è stata all'altezza, soprattutto nelle conclusioni nell'area dei tre secondi. Chiude Venezia con 24 su 50 da due punti, 50 tiri da due punti, non tutti ovviamente nell'area dei tre secondi, ma questo dà l'idea anche del piano partita, dello svolgimento del piano partita di Venezia. Tra poco le interviste di Carlo Ferrario, dovremmo avere Amir Sims e coach Neven Spahia, protagonisti, uno in campo, uno in panchina di questa vittoria della capolista. Ovviamente grande protagonista anche in Fiondu Kabengele, veramente dominante in alcuni minuti. E il debutto positivo di Max Heidegger, 4 punti in 16 minuti. Varese che aveva 4 punti di vantaggio sulla zona pericolo e 4 punti di svantaggio dalla zona playoff, deve rimandare. Andiamo da Spahia. Per voi una prestazione molto solida dalla palla 2, il vostro attacco ha prodotto tanto e la difesa è riuscita per buona parte della gara a essere molto solida. No, penso che abbiamo giocato meglio tutta la partita, abbiamo giocato bene in difesa, in attacco. Penso che gli ultimi 5 minuti non era il nostro pallacanestro, però non posso dire niente ai giocatori, era più di 20, dunque Venezia merita questa vittoria, andiamo avanti. Che cosa ha fatto realmente la differenza quest'oggi per riuscire a dilagare? Noi siamo una squadra che sa giocare difesa, anche contro loro è molto difficile, ti possono fare problemi con penetrazioni e soprattutto con tiri da tre, non è facile fermare uno e gli altri. Grazie coach, grazie, complimenti. Grazie.
Beh, molto lucida del resto l'allenatore, allenatore di lungo corso e di letture perfette della partita, il ragionamento di Coach Paia, come avete sentito malino gli ultimi tre minuti, non era la nostra pallacanestro, ha detto, ma col più 20 di vantaggio ci poteva anche stare. Tra poco dovremmo avere Amir Sims, eccolo. Per te 20 punti, una vittoria importante, il primo posto in classifica. Amir, 20 points for you, a great game, a great win and the first place in the standings. You know, man, it's really just come down to my teammates. They did a great job of giving me the ball and I think we all did a good job of finding each other and playing together and we ended up coming out victorious. Thank you, congratulations. Thank you. Una grande prestazione, hanno giocato assieme, si sono passati il pallone, sono riusciti a vincere una partita importante.